Allora, la crisi del debito in realtà è una crisi che nasce dal debito privato, dalle banche, dalla speculazione finanziaria e la ricetta è quella innanzitutto di smetterla con l'austerità che è la medicina che sta ammazzando il paziente. L'austerità sta producendo solo disoccupazione e precarietà. Il debito è usato come scusa e come arma potente di ricatto per far accettare ai popoli la sottrazione di diritti, i salari più bassi, il taglio alle pensioni e il taglio allo Stato sociale, cioè quello che non avrebbero mai accettato in condizioni normali. In realtà si deve, per sconfiggere il debito, la crescita, che è cresciuto con le politiche di austerità, in Grecia è passato dal 120 al 174%, in Italia con le cure di Monti, di Letta e di Renzi è passato dal 105 al 133%. Vanno tolte risorse alla speculazione, alle grandi ricchezze e fatti investimenti per la piena occupazione e per la riconversione ecologica e sociale dell'economia. In Europa c'è poca giustizia sociale e troppa disuguaglianza. Quello che è fallito è il modello neoliberista, come è fallito 10 anni fa in America Latina e adesso si sta riproponendo in Europa. Ma per fare il cambiamento bisogna unire i popoli e non dividerli, unirsi nella lotta contro il grande capitale e l'Europa delle banche. Questo è quello di cui c'è bisogno.